Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi. Bertolt Brecht. Bentornati amici ed amiche di Storia per le Tre Età. Oggi siamo a Firenze, all'interno della Scuola Marescialli Carabinieri, nuova struttura creata e inaugurata nel 2016 per le nuove sfide che l'Arma dei Carabinieri, o la chiamiamo ancora così anche se è forza armata a sé stante, non più prima arma dell'esercito, ha davanti a sé nel XXI secolo. Una struttura, credetemi, davvero avveniristica, veramente bella. Ci accingiamo ad entrare nella bellissima Piazza d'Armi per raccontare la storia di un fatto relativo a un'altra resistenza, dato che da poco è passato il 25 aprile. Faccio ammenda di non aver fatto un video in quella data, perché travolto dalle vicissitudini della guerra in Ucraina, parlando appunto di una resistenza posta in essere da un corpo armato dello Stato, appartenenti all'esercito regolare, di un fatto avvenuto proprio a pochissimi chilometri qui da Firenze, dove ci troviamo, a Fiesole, la storia dei tre carabinieri martiri di Fiesole, che anteposero la tutela e la responsabilità della comunità che era stata loro assegnata, anteponendola addirittura alla loro stessa vita. Infatti i martiri di Fiesole sono ricordati appunto per questo grande atto di eroismo che li ha collocati per sempre fra i grandi eroi dell'Arma dei Carabinieri di tutti i tempi. E quale migliore location per raccontarla di questa magnifica struttura dei Carabinieri di Firenze, nel momento che ci accingiamo appunto a entrare nella maestosa e veramente imponente Piazza d'Armi. La storia che vi racconto, appunto, vi dicevo, è ambientata a Fiesole, quindi siamo vicinissimi a Firenze, dove la stazione Carabinieri, in contrapposizione a quella che era il loro compito in quel momento, i carabinieri dopo l'8 settembre furono praticamente aboliti nella Repubblica di Salò e i carabinieri furono incorporati in quella che allora si chiamava Guardia Nazionale Repubblicana. Fu praticamente i Reggi Carabinieri, i Carabinieri Reali non esistevano più. Corpo di polizia militare all'interno della Guardia Fascista. E tutti i suoi appartenenti erano entrati a far parte di questa GNR. E i tre carabinieri di Fiesole appartenenti a questa stazione continuarono a essere fedeli al re collaborando con la resistenza. Ma questa attività, specialmente nella persona del comandante della stazione, il brigadiere Amico, venne ben presto a conoscenza dei servizi di informazione nazisti, che appunto si accorsero che i carabinieri di Fiesole non fossero poi tanto collaborativi con le truppe d'occupazione. E questo fatto costrinse appunto il brigadiere comandante a darsi alla clandestinità. Venuti a conoscenza di questo fatto, anche tre carabinieri componenti la stazione, i carabinieri La Rocca, Marandola e Sbarretti. Agosto del 1944 sentirono fino in fondo la responsabilità della comunità loro assegnata. In questa tormentata estate fiesolana, anche i tre carabinieri decisero di darsi alla clandestinità. Si spogliarono delle uniformi e si nascosero nei pressi della cittadina, aspettando il momento opportuno per poter
passare le linee e andare a ricongiungersi con quello che era il cosiddetto Regno del Sud, dove ancora si poteva chiamare carabinieri reali. I carabinieri avevano un approccio di attaccamento alle istituzioni basate sulla fedeltà al re Vittorio Emanuele III, Regi Carabinieri. Quindi, avulsi da qualsiasi tentativo o di irretimento da qualsiasi parte potesse provenire alla loro proverbiale fedeltà. Infatti qui sono ricordati anche i caduti di Nassiriya, i carabinieri caduti in missione all'estero, croce d'onore vittime in operazioni militari per portare la libertà a popoli oppressi, fatto avvenuto il 12 novembre 2003 e che sicuramente rientrano nel novero dei grandi dell'arma di tutti i tempi. Quindi, riassumendo, da questa veramente maestosa e splendida piazza d'arme della nuovissima scuola marescialli dell'arma di carabinieri di Firenze, dove stiamo appunto cercando di ricordare la resistenza di uomini dell'esercito regolare italiano, della prima all'epoca, prima arma dell'esercito, che in queste giornate convulse e perigliose della storia italiana seppero la scelta che dovevano fare e la fecero fino in fondo. Infatti stiamo raccontando la storia dei martiri di Fiesole, i tre carabinieri che nel momento più duro, più difficile della loro vita, decisero appunto di darsi alla clandestinità e li abbiamo lasciati che sono nascosti al fine di rendersi irreperibili all'autorità germanica che voleva arrestarli, seguendo l'esempio del loro comandante, il brigadiere Amico. A questo punto i tedeschi, per rappresaglia, arrestano 10 civili di Fiesole, 10 persone da porre quale ricatto nei confronti dei tre militari, nel senso che fanno sapere ai tre carabinieri tramite le autorità ecclesiastiche di Fiesole che se non si fossero presentati entro un determinato termine avrebbero passato per le armi i 10 civili al loro posto, praticamente o si consegnavano oppure avrebbero fucilato appunto 10 appartenenti alla comunità che era stata affidata ai carabinieri in virtù del loro servizio istituzionale, la difesa e protezione. Quando i tre carabinieri ricevono la notizia tramite un appuntato che fa da tramite e le avvisa di questa opzione, cioè del fatto che si stava per mettere in atto quella tipica rappresaglia dell'alternativa, della minaccia appunto di uccidere degli innocenti, i tre carabinieri prendono la loro decisione quasi istantaneamente e unanimamente. Decidono di consegnarsi quali martiri, infatti la storia è appunto i martiri di Fiesole, per evitare appunto l'uccisione. Vanno in caserma, si rimettono l'uniforme, si presentano alle autorità tedesche che nel giro di 2 ore decidono quale sarà il loro destino e che è un destino già scritto. I tre carabinieri con il loro sangue andranno a scrivere ancora una volta una pagina indelebile della storia dell'arma dei carabinieri, che a differenza della lotta partigiana, tendo a sottolineare un elemento: si tratta di soldati dell'esercito regolare italiano, cioè con una uniforme e con una garanzia diversa dai miliziani regolari, oppure senza eufemismi, banditi come li chiamavano i tedeschi. E questi tre carabinieri appunto vanno avanti con coraggio e quello che succederà ormai è già scritto e loro entreranno a far parte del novero dei caduti
dell'Arma dei Carabinieri. Alle ore 18:30 del 12 agosto 1944 i tre carabinieri vengono a conoscenza, attraverso le autorità ecclesiastiche locali di Fiesole, che 10 ostaggi, 10 civili, saranno giustiziati al loro posto se non si presenteranno immediatamente e non si costituiranno immediatamente all'autorità germanica. Di fronte a una simile minaccia, i tre uomini non ci pensano un attimo a quello che è il loro dovere, a quello che è il loro compito istituzionale superiore. E alle ore del 18:30 del 12 agosto si costituiscono e vengono arrestati in divisa, perché si tratta appunto di soldati dell'esercito regolare italiano, prima arma dell'esercito all'epoca, polizia militare. Appena dopo un processo sommario, alle 18:30 vengono arrestati, alle 20:30 nel cortile dell'Hotel Aurora di Fiesole vengono giustiziati, vengono fucilati e scrivono il loro nome fra i grandi caduti, fra i martiri dell'arma. Scuola Marescialli di Firenze, Fiesole qui a pochi chilometri, per raccontare appunto il finale di questa tragica storia, vengono ricordati in questa che vedete qui proprio davanti a voi, che è collocata proprio sottostante, nella parte sottostante la monumentale piazza d'armi della scuola, che in questa, appunto in questa piazza, li ricorda con una targa. Infatti questa piazza si chiama Piazza Martiri di Fiesole, è dedicata appunto a quei tre carabinieri che qui a pochi chilometri da Firenze, tre giovani carabinieri che sacrificarono la loro giovane esistenza in nome di un ideale, una iscrizione che ricorda agli allievi, ai giovani che passeranno nei prossimi anni per questa stupenda struttura, a chi è dedicata. Piazza Eroi di Fiesole, medaglia d'oro a valor militare, 12 agosto 1944. Questa iscrizione a perenne memoria del sacrificio di tre giovani che non esitarono un momento, tre giovani ma che con grande responsabilità e con grande coraggio affrontarono il loro destino in virtù di un ideale superiore e di una dovere che sentivano innato senza che nessuno gliel'avesse ordinato o insegnato. Avevano ed erano entrati integralmente in quello che è lo spirito del carabiniere, il primo comandamento, la protezione della comunità loro assegnata. Una resistenza, quella dei tre carabinieri, della stazione carabinieri di Fiesole, una resistenza alternativa, posta in essere non da civili che ovviamente in modo encomiabile presero le armi, ma che le armi le avevano già, erano già inquadrati in un corpo regolare e che appunto non esitarono un momento. Beati popoli che non hanno bisogno di eroi. Paradossalmente lo disse un tedesco come quelli là che uccisero i tre carabinieri di Fiesole, un tedesco che fu perseguitato dagli stessi tedeschi e che ha inciso nella pietra, come questa qua che vediamo, che ricorda all'interno della scuola Marescialli tutti i caduti dell'arma. Si chiamava Bertolt Brecht e i primi che lo perseguitarono e che ne bruciarono i libri furono proprio i tedeschi, i nazisti.
Oh.